sera. Una sera. Sì. Buonasera. Innanzitutto vi ringraziamo per la presenza e anche questo mercoledì siamo insieme per promuovere il mercoledì culturale. Diamo il benvenuto ad Emilio Grimaldi, lo scrittore di questo libro, ispirato ad una storia vera. Marco Manchese, l'editore, Giuseppe Felice, l'avvocato, Enzo Paraccia, ringraziamo per la sua presenza ed è il presidente dell'Associazione Amici Fare Comune. Ringraziamo anche la presenza dell'amministratore dell'amministrazione in qualità di Elsa Cavaliere e Filomena Iannone. In questi mercoledì culturali abbiamo toccato vari argomenti. Questa sera parleremo di un argomento molto sentito: coppie che si separano, coppie che dovrebbero sempre ricordare che genitori si è sempre, anche in una separazione, figli al centro di una battaglia legale. Diversamente da come siamo abituati, ascolteremo questa storia dalla voce della parte maschile, un uomo che ha creduto nella giustizia, di un padre che ha cercato di non cedere alle provocazioni della madre di suo figlio. Allora, poi vi ricordo, ci sono dei libri. Allora, abbiamo il libro, l'autore vi ha portato la copia del suo libro, costa solo 20 euro e vi ricordo che acquistando questo libro avrete in omaggio Radical Chic, Radical Shock. Passo la parola all'autore. Buonasera a tutti e benvenuti questa sera a questa presentazione del libro. I ringraziamenti sono davvero questi all'associazione Luigi Cicchino per il Cacciatore, alla Provoco che ha ideato questa rassegna del culturale, e naturalmente questa sera ringrazio anche l'associazione Fare Comune che ci ha dato la felicità e l'opportunità essere in compagnia con l'autore e quindi presenterà questo libro. Anche se il nome dell'autore è Luigi Grimaldi, mi sembra di origine calabrese, ma sembra tanto originario dei nostri luoghi. Abbiamo tanti Grimaldi qui a Vittorio Manzanera, quindi ce lo troviamo un po' vicino anche alla nostra terra. Cosa dire? È un libro che praticamente parla, grazie innanzitutto, dicevo prima, sembra quasi un libro denuncia. Tante sono le realtà simili a quelle che vengono descritte nel libro, che tra l'altro non ho letto, ma mi prefigo, anche sarò la prima ad acquistarlo, mi prefigo a leggere. Dicevo, una realtà a volte nascosta, sotterranea, tanti papà che sono riescono sviliti da questa lotta all'indomani della separazione, malgrado la legge 54/2006 abbia previsto un'adozione congiunta, a volte quello che stabilisce la legge non viene poi mantenuto dai genitori. Quindi, come diceva prima l'associazione, a volte vengono utilizzati proprio i figli come merce di scambio, di lotta tra coniugi. E questa è una realtà purtroppo bruttissima. Sembra strano che ne parli io che sono donna, però ho veramente sentito tante storie che mi hanno veramente colpita, di papà che sono costretti a lasciare le case per lasciare la propria moglie e i bambini, i propri figli minorenni, questi appartamenti, e quindi sono costretti a trovarsi delle abitazioni a volte non tutto degne, e questo mi colpisce a volte anche di avere degni di ospitare questi bambini. La legge che prima vi ho indicato è
praticamente prevede che mamma e papà in qual modo provvedono all'educazione, ai bisogni dei bambini, ma ciò non succede. A volte dobbiamo ricordare che i bambini hanno bisogno sia della figura femminile che della figura maschile, e quindi mantenere la vicinanza del papà in questi casi è fondamentale per la loro crescita, per la loro formazione. Forse si perde di vista il bisogno del minore in virtù di una lotta intestina tra gli adulti, e credo che tutto sta al segreto nell'affrontare con la maturità queste situazioni, perché credo che al di là delle proprie ripicche personali nel momento in cui si mette al mondo un figlio si debba tener conto delle esigenze di questo bambino, e quindi non a voler far del male al proprio coniuge. Quello che mi sembra in questo libro, dove si parla poi di una giustizia lenta, tantissima, perché ce lo racconterà lo scrittore, perché ci vorranno 10 anni poi per arrivare alla conclusione di tutta questa tormentata situazione. Quindi ben vengono questi libri di luce, che mettono la luce, accendono un faro su situazioni veramente, forse a volte crediamo lontane da noi, ma sono dietro l'angolo. Tante famiglie vivono questi drammi, e libro denuncia perché tutti quanti insieme forse possiamo essere un attimo consapevoli che la giustizia in questi casi deve essere un attimo più veloce, perché diciamo che i bambini crescono e si perdono tanti pezzi, una vita che potrebbero condividere con noi in modo più tranquillo con i propri genitori. Quindi grazie, ho letto proprio di recensioni che sul web sono state fatte, e parlano di un libro che si legge tutto d'un fiato, coinvolgente e accattivante, e quindi auguro veramente un futuro gloria di successi. Questo è l'ottavo libro, ma so che tutti quanti sono stati apprezzati, tutti gli 8 libri, quindi cerco di leggere pure qualche altro libro, e sono lieta veramente dell'opportunità di conoscere l'autore, perché il mondo con l'autore è qualcosa che ti dà qualcosa di più, quindi ti fa comprendere anche il senso del libro che è stato scritto, perché ogni autore, al di là che non è un accumulatore biografico, però l'autore trasmette parte di sé, del vissuto, nel libro, le proprie emozioni, le proprie sensazioni, quindi leggendo il libro ci si entra proprio forse anche nell'intimità dell'autore. Quindi grazie di nuovo a tutti coloro che hanno permesso questa serata, e ascolterò veramente con piacere le parole alle quali l'autore riterrà opportuno trasmetterci. Grazie. Innanzitutto la famiglia Grimaldi, la scorsa sera ho fatto una ricerca, era una famiglia di mercanti, e si è espansa nei Medioevi in tutto il mondo, qui ovviamente è presente in tutto il mondo. Si sente niente? Sì, la famiglia dei Grimaldi è una famiglia di mercanti del Medioevo che si è espansa in tutto il Mediterraneo. Ecco perché è presente a Salerno, così come in Calabria. Abbiamo qualche cosa in comune, qualche DNA in comune. Poi volevo, in riferimento al libro denuncia di cui ha parlato l'assessore, mi permetto di puntualizzare il fatto che, pur essendo un libro che spezza una lancia a favore dei papà separati di cui nessuno parla, cerca di andare in profondità del problema della violenza dell'uomo contro un altro uomo. Cui alla verità storica di questo papà bersagliato dall'ex, dal pregiudizio che facesse parte della famiglia dranghetistica, cerca di andare a fondo nella violenza del genere, nella violenza che è super e bipartisan, coinvolge sia gli uomini che le donne. Ad essere violenti non sono solo gli uomini, sono anche le donne, solo che la violenza delle donne non occupa le prime pagine dei giornali, è una violenza invisibile, sottile, tuttavia c'è. Dobbiamo pensare e riflettere su questo,
è da questo partire per affrontare una discussione serena sulla, sull'essere padre e sull'essere madre. Tenevo solo a puntualizzare questo. Ora passo la parola a Cesare Silvano. Buonasera a tutti, io ringrazio Enzo Farace, l'associazione Mare, Mare Comune, e l'associazione Luigi Cecchino Calciatore, che ha dato l'opportunità di parlare di un argomento molto importante, perché oggi la separazione tra i genitori è un qualcosa di molto molto importante, però soprattutto chi è a pagare le conseguenze sono. Io in veste di insegnante, in veste anche di educatore e di pedagogista, mi sento chiamata in primis su questo argomento, perché stando a scuola vivo tutti i giorni situazioni che portano questi bambini a vivere la separazione tra i genitori, e a volte mi trovo proprio in queste situazioni dove il genitore, il papà vive questa situazione. Oppure può vedere un bambino con incontri protetti, e vi assicuro che chi soffre di più in tutto questo non sono sì gli adulti, però chi soffre di più sono i bambini, perché i bambini viene tolto qualcosa di fondamentale, che è il papà, perché la figura del papà, sì, la mamma è qualcosa di importante perché ci dà la vita, però il papà nell'educazione di un bambino è qualcosa di fondamentale, perché lui lo aiuta nella crescita e i genitori insieme portano avanti la crescita di un figlio. La mamma da sola non può. Secondo me, io parlo del mio giudizio pedagogista, il papà non deve essere tolto ad un bambino, anzi, gli deve essere data la possibilità di crescere insieme alla mamma, anche se i genitori non vanno d'accordo e stanno in fase di separazione. Quindi questo argomento a me è molto caro. E oggi purtroppo le separazioni sono tutte lì intorno, però chi ne paga di più le conseguenze, vi assicuro, sono i papà. Sono i papà perché a volte purtroppo la giustizia il suo corso lo fa un po' più tardi, arriva a dare le sentenze facendo trascorrere anni e anni, e quindi i bambini sono quelli che pagano. Questo è quello che mi sta allora, io intanto ringrazio l'associazione voglio dire, come dicevo, ringrazio l'associazione. Io vorrei soffermare il mio breve intervento, non tanto nella scrittura, diciamo, sia l'autore che l'editore, che ha fissato la prefazione. Io invece voglio mettere in risalto che come Marco Marchese, amico da tempo, gestisce una casa editrice in un paese della Calabria, anche noi nel piccolo, con grandi sacrifici, si cerca di fare un'idea. E devo dire che non è molto semplice mettere su associazioni, cercare di coinvolgere su alcuni temi che molte volte possono essere sentiti anche più grandi di noi, perché noi viviamo in un tempo in cui la gente crede solo a chi va in televisione, e chiaramente portare questa sera qui tre nostri amici calabresi, venire dopo 4 ore di viaggio, venire qui, presentare un libro, anche se vuol dire sentire e avere una sensibilità.
che non è un dato scontato. Organizzare come associazione di tutti, Luigi e Giochino Cacciatore, con la mia associazione, fare con la collaborazione della Zoologo del Mercato San Severino e soprattutto con la gratuita presenza dell'amministrazione comunale, non è una cosa che stiamo. E chiaramente io dico sempre che non è la quantità, perché noi viviamo anche nel tempo in cui le folle oceane, se non ci sono famiglie, se non si mangia, non ci sono. E in questi giorni, dicevo a qualche amico dell'associazione, non ci dobbiamo preoccupare se vengono molte, se il paese risponde, la comunità non risponde. L'importante è fare, lanciare questo messaggio. E io prendo a testimonianza l'impegno di Marco, il quale, voglio dire, lancia questo tipo di messaggio. Anche nel sud, anche nelle nostre zone, si possono avere delle case edifici che danno la possibilità di dare a chi ha una vena di avere questa possibilità. E questo è il messaggio che noi stasera vogliamo puntualizzare. Questo è il messaggio, perché è molto più facile avere 300, 400 persone, 1000 persone, se porti uno che fa 30 passaggi da prima regione, 80 passaggi dal. Chiaramente divengo un personaggio mediatico nazionale e la gente, anche se non gli interessa il libro, va per vedere il personaggio. Se è anche abbastanza bellino, meglio. Emilio è bellino, ma non ha questo passaggio, diciamo così. Allora, io voglio dire che fare queste iniziative non hanno un senso di sfida, hanno un senso di sfida con noi stessi, perché in quanto cittadini, in quanto genitori, in quanti attori viventi su questa nostra società. Pertanto io veramente voglio fare un forte sentito ringraziamento. E per quanto mi riguarda, al di là del fatto del prezzo, 20 euro spesi nel leggere, poi con l'aggiunta di un altro libro che per me, per quanto mi riguarda, ha un'altra valenza molto molto significativa, credo che siano 20 euro spese bene rispetto a tante situazioni in cui si spende tanto perché dobbiamo apparire. Allora, questo è il messaggio e dico grazie a voi dell'associazione, grazie a tutti quanti voi che siete qua e credo che noi stasera stiamo scrivendo una bellissima pagina di un intento sociale in una piccola realtà e in una piccola frazione tra cui Marco e anche la frazione che già si sta nascendo. E allora, grazie a tutti quanti. Volevo dire, dopo il poderoso saluto che porterà Marco con il nostro amico Giuseppe, ci sarà anche l'occasione, se ci sono delle domande, voglio dire, per entrare proprio nel merito. Enzo, allora io vi racconterò qualche retroscena sulla nascita del libro, vi racconterò brevemente no? Qualcosa della casa editrice. Ricorre l'obbligo, ma prima di tutto il piacere di ringraziare l'amico Enzo Farace per averci dato l'opportunità
l'opportunità di presentare qui questa sera questo libro di Emilio Grimaldi dal titolo Padre e Padrini. Abbiamo già capito che l'argomento trattato è una tematica sociale importante e poco dibattuta, che è quella, sono i problemi che affrontano i famosi papà separati, perché nella separazione sono coinvolte, è coinvolta una coppia che non c'è più, sono coinvolti i figli e ci sono tutta una serie di dinamiche, fra poco dirò anche una cosina su questo. Voglio naturalmente ringraziare l'amministrazione comunale per la loro presenza, perché anche questo non è scontato, quindi veramente grazie per essere qui. E l'associazione Fare Comune di Enzo, la Proloco per la collaborazione e poi dopo chi ci sta ospitando, e quindi l'associazione Luigi e Cecchino Cacciatore. E poi un ringraziamento anche a tutte e a tutti voi per essere qui e per dedicarci il vostro tempo. Allora, le officine editoriali D'Acleto è una micro casa editrice nata nel 2019 in provincia di Cosenza, in questo paese si chiama Acleto. È nata a novembre del 2019, un sogno che diciamo era in un cassetto da quasi 30 anni che si è aperto, che però ha scelto un periodo veramente sbagliato, perché era novembre del 2019, tu fai tutta una bella programmazione, vai dal commercialista, c'è le idee, c'è qualche autore, metti in piedi tutte quante queste cose, comincia a stampare due libri, a marzo 2020 si chiude l'Italia. Per fortuna siamo nel 2024, in un contesto, in una situazione completamente diversa. Io il Covid, nella assoluta disgrazia totale che è stata, un po' però lo devo ringraziare, perché è stata una palestra formidabile e molto probabilmente questa micro casa editrice, poi che diventi più grande, che resti micro, che diventa media, questo non ha nessuna importanza. Probabilmente con la palestra del Covid forse arriverà a 50 anni, perché si è superato quel periodo dove si è chiuso l'Italia, allora significa che abbiamo, diciamo, viaggiamo nella direzione giusta. Qual è la direzione che abbiamo impostato in casa editrice? Abbiamo impostato una direzione che si chiama linea editoriale. Nella linea editoriale abbiamo scelto una linea editoriale naturalmente ampia per non chiuderci in pochi argomenti oppure su cose specialistiche, però per noi è importante avere, nel caso di Emilio Grimaldi perché è già uno scrittore affermato, però noi abbiamo una particolare simpatia per gli autori che si cimentano per la prima volta con la pubblicazione di un libro. Per quale motivo? Perché queste sono autrici e autori che fanno tantissima fatica ad accedere all'editoria. Poi abbiamo detto, dobbiamo pubblicare libri che affrontano tematica sociale, valorizzazione del territorio, in particolare quello calabrese, considerando che la casa editrice è calabrese, ma non disdegniamo anche la valorizzazione di altri territori. Abbiamo pubblicato un volume che parla della provincia di Torino, abbiamo pubblicato un volume che parla dei comuni in via di spopolamento in Molise, per esempio, quindi con valorizzazione del territorio, non soltanto quello calabrese, valorizzazione dei diritti umani. Okay? Siamo riusciti ad arrivare ad un catalogo in 4 anni di 50 libri, di 50 volumi, quindi va benissimo così, siamo contenti di come sta andando. Io sono felicissimo quando riesco ad incontrare le persone, quando comincio a vedere anche tante persone, perché vedete, nell'ambiente, quando si fa la presentazione di un libro e ci sono una quindicina di persone, già si comincia a dire che è andata bene, poi ce ne stanno molte di più, quindi stasera benissimo. Mercato San Severino per me ha risposto molto bene a questa, tra virgolette, chiamata della presentazione del libro di questa sera. Cosa vi posso dire di questo libro? Con Emilio Grimaldi c'è un rapporto già di... Lui ci conosciamo da tantissimi anni. Poi però il primo libro che abbiamo pubblicato con la casa editrice è Da Radical Chic a Radical Shock, che affronta la tematica della cannabis terapeutica. E naturalmente questo è un racconto, è una biografia di una persona che si cura con la cannabis terapeutica.
Poi in mezzo ci sono stati altri bei libri fino ad arrivare appunto a Padri e Padrini. Quando è stata, diciamo, proposta questa storia, io l'ho colta con entusiasmo, perché per lavoro, non solo per la casa editrice, perché sapete, per la casa editrice piccole, micro, voglio dire, è difficile fare soldi, quindi se non hai un altro lavoro, voglio dire, sei fulminato all'istante dal punto di vista economico, cioè o sei benestante e te lo puoi permettere, oppure soldi non se ne fa. Se uno volesse fare soldi con una casa editrice deve andare a Bolzano, lo dico a caso, sapete perché? Allora, la Calabria e la Sicilia, i dati campani non li conosco, devo dire la verità, però faccio l'esempio, Calabria e Sicilia, a pari merito, hanno la maglia nera in termini di lettura. Solo nel 2021, che sono gli ultimi dati disponibili, solo il 20% della popolazione, al netto dell'attività curriculare, cioè al netto di chi è costretto ad acquistare un libro, solo il 20% della popolazione ha acquistato un libro. In Europa, l'Italia è al 16° posto. Ma nella provincia autonoma di Bolzano è l'inverso, è l'80%. Allora se uno guarda il conto economico dice io devo andare lì ad aprire la casa editrice. Io invece ho fatto un ragionamento diverso e ho detto no, noi dobbiamo aprire la casa editrice e dobbiamo fare editoria e quindi attività sociale dove ce n'è più bisogno. E così abbiamo fatto. Perché mi ha entusiasmato molto questo libro? Perché sono memore, appunto, di una decina d'anni io ho fatto il pendolare fra Lamezia Terme e Milano. In questi anni, diciamo, una delle mie più grandi difficoltà da viaggiatore è stato sempre quel benedetto ultimo volo che parte da Linate e che poi non si capisce, cioè le regioni del sud, cioè o ti devi svegliare alle 3 di notte per pigliare un aereo e andare lì, e poi la sera devi ritornare sempre a tarda sera. Quindi l'ultimo volo delle 22:30 è quello per Lamezia Terme e lo è ancora oggi di Nat Lamezia Terme. Perché vi dico questo e cosa c'entra col libro? Ho notato che quando andavo in aeroporto dopo le 21, prima dei controlli di sicurezza, nelle sale che ci stanno prima di andare a fare i controlli, magari si consegnano i bagagli e poi i controlli, ci sono tutta una serie di panchine dell'aeroporto, assolutamente dignitose, ci sono i servizi. Dopo le 21 si popola, queste sale si popolano di persone che non sono il classico, come posso, non voglio utilizzare un termine che non debba portare la sensibilità, che non sono persone, sì, sono persone senza tetto, ma non intese come clochard, per capirci. Sono tutte quante persone che non hanno dove andare a dormire la sera, perché sono quasi tutti proprio papà separati. In quanto separati, sono persone che a Milano lavorano, fanno magari l'impiegato, l'operaio, il giardiniere, quindi hanno un reddito, però per effetto della separazione non si possono permettere un alloggio, perché naturalmente fra il pagamento degli alimenti, la casa che magari è rimasta giustamente figli, loro sono rimasti fuori. E voi vedete queste persone con assoluta dignità che passano la notte a Milano Linate, perché è facilmente raggiungibile adesso addirittura dalla metropolitana, oppure con l'autobus, oppure facilmente, magari dirà un passaggio qualcuno, e questi passano la notte lì e verso le 5 del mattino usufruiscono dei servizi. Quello è un posto che è fresco d'estate, è caldo d'inverno perché è riscaldato, passano la notte lì, la mattina usufruiscono dei servizi, si sistemano, prendono l'autobus e vanno a lavorare. E vedete, allora uno magari si può anche domandare e dire vabbè, ma perché quella coppia è scoppiata? Cioè, ma la colpa è solo degli uomini? Gli uomini sono sempre solo violenti, hanno sempre solo le colpe? No, nel senso che non si può nemmeno dire si fa metà e metà, ci sono circostanze e circostanze, e ogni caso è un caso a sé. Certo è che noi, che non tutti gli uomini sono violenti, e non tutte le coppie scoppiano a causa e per colpa dei papà o dei mariti.
però in questa situazione, aggiunto anche a tutto quello che adesso aggiungerà Emilio, perché ci racconterà un po' più in profondità nel libro, su questo argomento veramente poco dibattuto c'è tutta quanta un'umanità all'interno, una serie di circostanze fra cui ci c'entra anche la legge, quindi il tribunale, ce ne parlerà Giuseppe fra un attimo, che sono problemi che la società se ne deve prendere carico, perché sono uno dei tanti 10.000 problemi che la nostra società purtroppo affronta, no, che ha e che purtroppo in questo momento ha deciso di non affrontare. E a me dispiace veramente tantissimo vedere quelle persone che veramente come fantasmi, ripeto, con una dignità enorme, sono costretti a vivere in questo modo. E quanti ce ne sono che vivono e che passano la notte molto banalmente magari nella macchina, perché non hanno un posto dove andare. Bene, allora, io vi ringrazio per essere qui. Come è stato detto, il libro per chi ha piacere è disponibile come casa editrice oggi, proprio per onorare anche questo appuntamento diamo in omaggio anche un altro libro di Emilio Grimaldi, sono due storie molto belle, perché avrà piacere di farlo, si potrà avvicinare e qui lo potrà acquistare. Io passo la parola a Giuseppe Filice, che è autore della prefazione del libro e che ci parlerà brevemente anche degli aspetti legali di tutte queste situazioni e circostanze, perché è un po' il suo pane quotidiano per via della sua professione. Grazie. Grazie. Marco, grazie Marco. Buonasera a tutti quanti. Io la cosa che mi piace sottolineare questa sera è vedere nella presentazione di un libro così tante persone. Marco parlava prima, ha introdotto l'argomento della cultura. Io dico una cosa, che nelle regioni come le nostre, nelle regioni meridionali, dove c'è cultura, è sempre nitida quella linea di demarcazione tra valore e disvalore, e dove si comprende questa differenza c'è meno possibilità per la delinquenza di attecchire. Quindi complimenti a questa comunità, perché vedo che remano tutti nella stessa direzione, c'è collaborazione tra le associazioni, l'amministrazione comunale, la Proloco, e non è assolutamente scontato nelle comunità. Quindi è importante remare nella stessa direzione ed è importante promuovere la cultura sotto tanti aspetti, anche perché la cultura, diciamo sempre, è un elemento di distinzione, eleva. Detto questo, voglio ringraziare ancora Marco, quindi la casa editrice e l'autore, per avermi dato la possibilità, forse immeritatamente, di fare questa introduzione. Sul libro vi posso dire soltanto che negli aspetti, diciamo, di dirà l'autore, posso dire che apre uno squarcio su una problematica, su delle problematiche che si affrontano quotidianamente, che in ogni famiglia, diciamo, o direttamente o indirettamente si sono vissute. Negli ultimi anni c'è stato un aumento delle separazioni, forse delle si sono, diciamo, più che quintuplicate, diciamo, nell'ultimo quinquennio. Questo significa diciamo, un problema, diciamo, molto ma molto importante, che andrebbe approfondito sotto tanti punti di vista. All'interno, purtroppo, delle famiglie si genera sotto tanti punti di vista una violenza che è inaudita. Negli ultimi anni non c'è distinzione tra nord e sud, i delitti che si verificano all'interno delle famiglie sono aumentati, c'è violenza delle mamme nei confronti dei figli, dei papà nei confronti dei figli, ci sono tantissimi casi di, diciamo, violenza che negli anni precedenti, non so, nel ventennio, nel trentennio precedente non ci sono più. Questo perché molto probabilmente c'è una caduta di quei valori che noi avevamo prima. Per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto squisitamente tecnico,
la separazione, quindi il diritto di famiglia, oggi meriterebbe forse una riforma più approfondita, perché ci sono tanti aspetti nelle separazioni che dovrebbero essere disciplinati meglio. Uno degli aspetti che pone questo libro è che probabilmente una legge sulla separazione, sul divorzio, è nata negli anni 70, paradossalmente per tutelare la donna, oggi per tutta una serie di situazioni contingenti che andrebbero, diciamo, approfondite, si è sbilanciata a favore, negativamente a favore della donna, perché molto spesso nelle separazioni la casa coniugale viene affidata alla mamma, che ha l'affido dei figli. Spesso il papà è costretto a lasciare casa, e con le risorse economiche, la capacità di uno stipendio che è diminuita rispetto ad alcuni anni fa, qui si è finito, come sottolineava benissimo Marco prima, per generare in Italia una nuova categoria di poveri, che sono i papà separati, che sebbene hanno uno stipendio, però non riescono a coprire tutte le spese. Quindi qui andrebbe diciamo, fatto un intervento, diciamo, radicale da parte del legislatore. Però ci sono tanti problemi, e qui diciamo che se si volessero affrontare tutti i problemi che pone questo libro, potremmo parlare fino a domani mattina. Però un intervento da parte del legislatore sarebbe, diciamo, un po'. C'è stata ultimamente la riforma Cartabia, che, diciamo, è come aver passato una mano di vernice, però non ha, diciamo, inciso in un modo strutturale. Sostanzialmente l'intervento da parte del legislatore sarebbe auspicabile, però bisogna tenere conto, fra le varie problematiche, che in Italia purtroppo ci sono due anime. Una è un'anima che rende molto difficile un intervento normativo, una è un'anima laica, che, diciamo, è giusto che sia, perché ogni Stato dovrebbe avere, come giusto che sia, un'anima laica, e l'altra, purtroppo, che costituisce un freno, è un'anima cristiana, che ha dato tanto in termini di cultura, di letteratura, di sviluppo al nostro paese, però che si contrappongono, e spesso non si riesce a trovare una via di mezzo. Il libro poi pone tanti altri problemi, tante altre problematiche. La prima su tutte, perché è quella che sta maggiormente a cuore alla normativa attuale, è la tutela del minore. Nei tribunali il primo aspetto che si va a guardare, la prima preoccupazione è la tutela dei minori. Un aspetto che viene disciplinato, che è molto importante dalla normativa, è che oltre alla separazione, diciamo, di fatto, c'è anche da parte dei genitori e da parte dei figli rispetto ai genitori una separazione emotiva, e questo, diciamo, spesso costituisce un vulnus nello sviluppo della personalità dei. Vi ringrazio per avermi ascoltato, per avermi dato la possibilità di fare questo intervento. Grazie ancora all'autore, grazie ancora. Di noi siamo in attesa del mandamento del nostro amico e di Romano. Allora, chiedo scusa se prima non so se potesse andare a puntualizzare quello che hanno detto l'assessore del comune del Canzone Severino. Quindi ringrazio l'associazione Fare Comune, il prologo di San Severino e l'associazione Vincenzo, nome che non si dimentica. Sì, io posso parlare, mi piacerebbe che qualcuno mi ponesse una domanda, così da avere. Allora possiamo. Quindi mi piacerebbe se ci sono domande. Questo libro è studiato un po' la voce. Alza. Questo libro è studiato in storia. Come mai la scelta di questo
La scelta è stata dettata da un'idea di Marco Marchese, l'editore, che mi ha chiamato qualche anno fa, proponendomi di scrivere la storia di questo papà che aveva vissuto quello che ha vissuto, quindi ha lottato contro il mulino a vento per avere giustizia, quindi ripercorre tutto lo stato emotivo di questo papà, però non era solo raccogliere lo stato emotivo, era anche cercare di trovare dalla verità storica qualcosa che facesse pensare. Da un lato c'è la verità storica, dall'altro c'è la verità simile, la verità del possibile. Il possibile non lo trovi nella storia. Nella storia trovi la nuda realtà che a volte fa male e a volte non permette di tornare indietro. Nella letteratura invece c'è la possibilità, c'è il mondo della possibilità che ci dà il potere di essere migliorare, di migliorare noi stessi, di migliorare il rapporto con chi ci sta, con chi ci sta a fianco e soprattutto con le persone che ci stanno vicine. Per cui in questo sono d'accordo con il concetto di, mi piace dirlo, il concetto di verosimile di Aristotele, quando dice che l'opera d'arte è superiore alla storia, proprio perché permette all'uomo di pensare che le cose possono essere diverse. Quindi il testo è liberamente ispirato, quindi è ispirato ovviamente. La cronaca degli eventi è realmente successa, tuttavia mi sento di riferire il fatto che la cronaca comunque è rivisitata ai fini con modalità letterarie, però accanto alla verità storica ci sono delle pagine che sono completamente frutto della mia fantasia, non solo di autore ma anche perché realmente sono anch'io un papà e anche un papà separato, per cui niente, sono frutto della mia fantasia, nel senso che scavando dentro di me ho potuto percepire questi doni che credo di aver ricevuto, il dono non tanto della scrittura quanto dei contenuti presenti nel libro, no? Che io ho sempre in mente e aiutano me ogni giorno ad andare avanti e spero che, così come aiutano me, possano aiutare anche. Familiare è un istituto che è nato proprio per dire, alleviare o favorire diciamo, il rapporto dopo la separazione tra i genitori e i figli, perché quello che è importante e che non deve sfuggire è che il rapporto che ciascun genitore ha con i figli deve sussistere anche dopo la separazione. Purtroppo non succede, ma oltre alla mediazione, spesso non succede, oltre alla mediazione familiare ci sono tanti tribunali, tra cui anche i tribunali diciamo nostri del Meridione, hanno siglato delle convenzioni tra il Consiglio dell'Ordine e, appunto, e i tribunali proprio per dirimere quelle questioni che spesso si pongono, come il diritto di visita, come la determinazione dell'assegno di mantenimento, oppure la divisione di alcune. Sono degli istituti sui quali si deve lavorare tantissimo, soprattutto sulla mediazione, perché la mediazione presuppone
viene fatta da persone che sono competenti, perché qui un aspetto che si deve coniugare all'aspetto cognitivo è anche un aspetto psicologico, perché quello che maggiormente fa male in una separazione è la separazione emotiva, il distacco da un'altra persona, e questo a maggior ragione è deleterio in dei bambini, dei ragazzi che ancora non sono nella fase di formazione della loro personalità. Questo è un aspetto su cui si deve lavorare. Mi dispiace che la riforma Cartabia che è intervenuta adesso, diciamo che non l'ha proprio toccato, non l'ha proprio considerato, sì. Ascoltando l'argomento mi viene in mente un film che ho visto qualche anno fa, che sembra proprio, come dire, rappresentare lo scenario che l'editore citava poc'anzi. Era un film con Valerio Mastandrea, non ricordo il titolo, ma era inquietante, perché era esattamente una scena che lei ha descritto. Un genitore separato dalla moglie, quindi a cui resta la casa, i figli, che non riesce a sopravvivere. Torna in macchina. L'elemento che veramente inquietante che coglieva in quel film era uno che adesso vi sottopongo al vostro commento: la vergogna. La vergogna del papà, il quale non ha nemmeno, come dire, la forza di raccontare alla moglie, ai figli, ad altre persone, il suo stato di indigenza. E mi chiedevo a voi, all'autore, se questo elemento compare nel libro. Grazie. Compare in un certo punto, no? Sì, è vero, sì. Sì, è un film davvero... È una conseguenza. Sì, la violenza è proprio una conseguenza che è stato... Sì, la vergogna è presente in filigrana in tutto il libro. Combattere contro delle denunce completamente inventate non è facile, perché è come combattere contro un pregiudizio. Combattere contro un pregiudizio è come combattere a mani nude contro una persona ben armata. Il libro, all'interno del libro, in filigrana c'è questo pregiudizio, non solo nei confronti di lui in quanto depositario della denuncia da parte dell'ex, ma anche perché su di lui pesa il pregiudizio di far parte di una famiglia andrangatista, quindi ha dovuto combattere contro due tipi di pregiudizi, contro due vergogne. Uno, un pregiudizio più visibile, l'altro più invisibile. E io, tra virgolette, ho giocato molto sulla visibilità e sull'invisibilità del mondo, e nello stesso tempo sulla visibilità e l'invisibilità della nobiltà dell'altro. Se uno è nobile dentro, ha la forza necessaria per affrontare tutti i mali, sia quelli che si vedono sia quelli che non si vedono. E questa nobiltà deriva, ecco, il punto, secondo me, la domanda che pone il libro, qui dà una risposta, ma non diretta, solo in modo indiretto, è come affrontare questa oppressione, non è solo sociale, ma anche personale, anche psicologica. Come? Dipende da te, da quello che tu riesci a fare, di che passo sei fatto tu uomo. Se una persona è violenta contro di te, tu reagisci con violenza. Se reagisci con violenza, pensi di ottenere giustizia. Di che passo sei fatto? Questo è l'interrogativo che muove tutto il libro, attraverso le fila della vergogna, della nobiltà, del pregiudizio, dei mali visibili e invisibili. Quindi, in sostanza, anche se è ricco di cronaca, di fatti cronaca, di suspense, tuttavia è un racconto molto intimistico, di un uomo veramente solo contro tutti, però non è completamente solo. Cuore ha fatto battere un altro cuore, per tutta la vita non finirà mai di raggiungere, di abbracciare il cuore di suo figlio, e lui gli dà la forza. Grazie a questa forza
dà una scossa all'apparato giuridico, che si dia una svegliata, perché da un lato c'è il diritto positivo delle leggi, dall'altro c'è il diritto naturale è ciò che sanno tutti, il diritto positivo delle leggi è quello che tutti dovrebbero sapere. Ricordiamoci che il diritto positivo è figlio del diritto naturale, ed è il diritto naturale che attinge tutte le risorse per aggiornarsi e per essere interpretato. E il diritto naturale dice che se una mamma non fa vedere suo figlio, suo papà, fa un atto violento, e dal punto di vista qualitativo ha lo stesso valore di un uomo che usa le mani nei confronti di un figlio, nei confronti della mamma di suo figlio. Ovviamente non voglio cadere nel tranello che una, nel tranello della relazione causa-effetto, no, io rimango sul piano del diritto naturale. Il diritto naturale è sempre violenza, sempre. Solo che una può essere attenzionata dal punto di vista giuridico, può essere denunciato l'uomo. Una donna che non fa vedere suo figlio, sì, può essere denunciato, ma la giustizia, perché si pronunci, impiega dei decenni, delle decadi, durante le quali il figlio è già cresciuto, non è più un figlio, non è più un bambino. Come sappiamo, se un bambino viene cresciuto con amore, cresce con amore. Se un bambino viene cresciuto con rabbia, con odio, cresce con rabbia e con odio. Se un bambino non viene data attenzione, non gli viene dato ciò di cui ha bisogno, cresce cibandosi di tutto ciò che incontra. E non sappiamo avere la qualità e la bontà di ciò che è, cui crede che sia buono da mangiare, buono per cui nutrirsi. Secondo un quartiere di Lamezia completamente senza allora, ovviamente i nomi sono frutto della mia fantasia, anche se hanno una radice etimologica molto simpatica nel senso che trasmettono delle emozioni. Ma conto, come voi sapete, il quartiere protagonista del romanzo di Gabriel García Márquez, C'è un cane in solitudine, e il protagonista si chiama Domenico Scarpò. No, io ho dato questo nome, volevo dare veramente il cognome della famiglia mafiosa di Lamezia, però non l'ho potuto fare per ovvie ragioni di opportunità. Però anche se Scarpò lascia intendere ai buoni osservatori Scarface, il film, il film di Al Pacino. Sì, è un quartiere Macondo di Lamezia, vi posso assicurare che è un quartiere molto difficile, un quartiere che è stato protagonista della faida dei boschi negli anni 90, non so se ne avete sentito parlare, che ha registrato decine e decine di morti ammazzati. Qui il nonno del protagonista è uno di quelli che faceva parte della famiglia. Da noi si dice la famiglia di 'ndrangheta, per ragioni culturali viene chiamata da diritto. Non so se a voi vi è capitato mai di sentire questa denominazione. Diritto vuol dire diritti, vuol dire che non c'è né destra né sinistra, non ci sono ragioni. C'è quella ragione che viene decisa dall'alto e si persegue senza guardare in faccia a nessuno. Il nonno, dopo essersi macchiato di omicidio, va in prigione, ci sta dei decenni, poi esce, si prefigge di non farne più parte, quindi educa il figlio
e il nipote, a stare lontani da questa malavita, una vita veramente che non porta bene a nessuno. Ecco perché si chiama malavita, ma per questo motivo. E quindi il protagonista poi cresce all'interno di un contesto familiare ricco di valori e riesce a stare lontano dagli ambienti difficili della mezzaterra. È un ragazzo provetto, un ragazzo che promette bene perché la famiglia riesce ad educarlo secondo i suoi principi, come dicevo. Tuttavia, gli capita poi di incontrare una ragazza, si innamorano, stanno insieme veramente pochissimo, qualche giorno, e poi succede il papà. Lei gli comunica che è incinta. A quel punto che si fa? Dovete leggere. Non dica di più. Ci teneva a dire una cosa molto bella secondo me, cioè che i figli dei separati sono dei bambini che soffrono più degli altri, questo sì, perché sono dei bambini a metà, bambini che si trascinano per tutto il resto della vita questa voragine. Tuttavia mi piace ricordare Sandor Ferenczi, che è stato un grande psicologo del secolo scorso, un allievo di Freud, che diceva che i bambini che soffrono sono come, lui li paragona ai frutti degli alberi, che se peccati dagli uccelli, curano prima, sono più dolci. Quindi sviluppano questo senso di protezione magari che non hanno, quindi sublimano questa sofferenza attraverso la protezione degli altri. E qui mi piace pensare che anche se soffrono un po' di più, se hanno dalla loro un punto di riferimento, che se non riesce a essere condiviso tra madre e padre, almeno c'è qualcuno che riesce a colmare la mancanza dell'altro, possiamo stare sicuri che cresceranno e cresceranno bene, saranno più dolci degli altri, cresceranno prima, saranno più maturi, sapranno essere dei buoni papà, non dei piccoli papà, dei buoni e dei grandi papà, ne sono sicuri. E nello stesso tempo saranno dei mariti adorabili nei confronti delle loro mogli e nei confronti delle mamme e dei loro figli. No, non ve lo dico. Dico allora, in base a quali canoni si sceglie di pubblicare un libro? Questa è una domanda interessante perché dovete sapere che esistono due tipi di case editrici. Ci sono le case editrici che fanno il mestiere da casa editrice e poi ci sono le case editrici a pagamento. Le officine editoriali del Cleto non sono una casa editrice a pagamento. Cos'è una casa editrice a pagamento? Qualsiasi cosa che viene portata, siccome a questa autrice, a questo autore viene detto guarda, tu ci devi dare un contributo, ti devi comprare un certo numero di copie, altrimenti le spese sopra, sotto, avanti e indietro, diciamo che non fanno tanto la casa editrice, ma fanno più da stamperia, da tipografia. Io questo qui naturalmente non lo trovo assolutamente giusto, perché già una povera tra virgolette autrice, un povero autore, fa una fatica enorme per farsi pubblicare, perché dovete pensare che ogni giorno, al netto del self-publishing, cioè al netto di chi pubblica a pagamento o si autoproduce con Amazon, per dire, che è una delle piattaforme più importanti, ma ce ne stanno tante altre, al netto di quello che le mettiamo da parte, ogni giorno nascono 100 nuovi libri, 36.000 all'anno. Quindi pensate un po' la fatica che si fa per farsi pubblicare.
E quindi c'è la fatica a scrivere, perché non è che è una cosa semplice. Poi dopo devi trovare l'editore, lo fai pure pagare, cioè, allora a sto punto la cosa è proprio scrivere. Però vedete, ora vi racconto una cosa interessante dell'Italia. Allora, per quanto riguarda la nostra casa editrice, il testo deve rientrare nella linea editoriale. La linea editoriale significa, come dicevo prima, valorizzazione del territorio, non necessariamente quello calabrese, valorizzazione della persona in quanto tale, valorizzazione dei diritti umani. Ad esempio, in questo momento sto proprio bravando, sto, come posso dire, aspettando un testo, sono desideroso di pubblicare un testo che parli delle donne iraniane, del movimento Donne, Vita e Libertà, che in questo momento sono le persone fra quelle categorie, chiamiamola così, categoria non è la parola più adatta, ma giusto per capirci, più in difficoltà in questo momento. Oppure una testimonianza che possa provenire dall'Afghanistan. Voi pensate che in questi giorni, se non l'hanno già fatto, i talebani vogliono proibire alle donne di parlare in pubblico. Cioè che è una cosa... Cioè, è talmente... Allora, noi non riusciamo, come posso dire, ad indignarci, a sentirci sufficientemente schifati di una roba del genere, perché è talmente grossa che non riusciamo a vederla, non riusciamo nemmeno a capirla, no? E quando tu c'hai una cosa grandissima davanti, però ci sei ad un metro vicino, non riesci a capire i contorni perché non riesci a vederla. Come si fa, diciamo, è banale dirlo, no? In un 2024 a dire ad un'intera genere di persone, quindi le donne in questo caso, in un intero Stato, perché qui non è una non è un discorso di una violenza familiare, perché la violenza familiare io la posso pure capire, quello è un violento e impone certe restrizioni alla sua compagna, a sua moglie, tutto quello che vogliamo. Cioè non è che lo posso capire ma non lo condivido, ci mancherebbe altro, cioè posso capire la dinamica. Ma come si fa in uno Stato a fare una legge dove si dice le donne, o potrebbero essere anche gli uomini, potrebbero essere gli anziani, potrebbero essere quelli fino ad una certa età o oltre una certa età, in pubblico non devono parlare. In questo caso specifico c'è anche una motivazione, non devono parlare, non devono soprattutto cantare, perché la gioia è proibita in questi paesi, per preservare l'onore delle donne. Ma lo faccio. Cioè, vedete? Allora, per rispondere alla domanda, ecco, i criteri sono questi. Se, cioè, il progetto editoriale deve avere un senso, deve avere una finalità sociale. Infatti, più o meno un calcolo che abbiamo fatto, il 54-55% delle proposte che sono arrivate non le abbiamo pubblicate i libri, ma non perché erano brutti o perché non rientravano nella linea editoriale. Alcune volte capita che si ha delle cose da dire, si scrivono anche delle belle cose scritte bene, anche coinvolgenti, però manca il messaggio che si vuole dare, che si vuole far trasmettere al lettore, okay? Cioè ci sono voglio dire storie scritte benissimo che però sono le storie più o meno di tutti e dicono poco. Allora quello lì decidiamo di non pubblicarle, perché una casa editrice ha anche il dovere di fare una selezione per cercare di aumentare sempre di più la qualità di quello che si pubblica, in buona sostanza. Spero di aver risposto bene, forse mi sono un po' dilungato, scusatemi. Secondo la tua esperienza, quanto incide il fatto economico in una separazione? Perché si arriva alla separazione? Ci sono fattori economici o c'è anche qualcun altro che ha un modo di vita, un vissuto diverso?
Ho chiesto nella separazione quanto incide l'aspetto economico e se solo l'aspetto economico o ci sono anche altri tipi di motivazioni. Sì, l'aspetto economico diciamo che incide una certa percentuale, diciamo un buon 20%, ma non è l'aspetto determinante per cui le persone arrivano ad una separazione. Ci sono tantissimi altri motivi. Io al primo posto metto la caduta perpendicolare dei valori che noi abbiamo nella nostra società. Cioè, se noi torniamo indietro di un trentennio, di un cinquantennio, quello che basta guardare è quello che si fa, i programmi scolastici. I programmi scolastici che c'erano 30-40 anni fa avevano dei contenuti sostanziali molto, molto più importanti di quelli che ci sono adesso. Anche su questo poi si potrebbe discutere tantissimo. L'aspetto economico influisce tantissimo, perché noi abbiamo invece nella separazione, nel contenzioso in tribunale, perché dispiace dirlo, ma questa diciamo, è una constatazione che io faccio da tantissimi anni, la giustizia purtroppo viaggia ad un doppio binario, cioè chi ha delle grosse disponibilità economiche ha una risposta dalla giustizia più importante, chi invece queste possibilità economiche non ce le ha, purtroppo, dispiace dirlo, ma la risposta da parte della giustizia non ce l'ha. Mi spiego meglio, cioè chi ha una grande disponibilità economica può permettersi i migliori avvocati del coro, può permettersi i migliori consulenti, e a questo punto è molto più avvantaggioso. Questa è una cosa che va sottolineata, che sarebbe una cosa che andrebbe riequilibrata. Invece all'interno di una coppia il fatto di avere una differenza economica oppure di non avere grandi risorse economiche, io dalle esperienze che ho avuto, sì, incide in una certa percentuale, però non è solitamente il motivo determinante che porta a una separazione. Finalmente, le domande? No, è tutto così complesso, così difficile da chiudere in una cornice, perché ci sono soprattutto difetti psicologici, sociologici che è un universo immenso, quindi io invece vorrei fare una domanda: perché uno sente il bisogno di scrivere? Cioè, non abbiamo capito perché uno sente il bisogno di scrivere e di pubblicare, perché ci sono persone, voglio dire, che aspirano ad avere successo. Nel caso suo, lui ha una sua professione, insegna. Perché sente questo bisogno di trasferire le sue sensibilità, le sue emozioni sul campo? Sono sicuro di molto che non so come rispondere. La scrittura è come viaggiare, come sognare. Quindi scrivendo sono proprio la ricerca di scoprire attraverso le parole quello che il viaggio mi ha promesso. Sì, è un viaggio. L'obiettivo non è il successo, perché il successo è sempre a fare con la quantità delle persone che ti leggono e quindi acquistano il libro e guadagnano. Il primo grande obiettivo dello scrittore è scoprire lui che cosa il viaggio gli ha permesso di. Ma è un viaggio che non è facile da definire, nel senso che scrivendo non è allora, non in modo aprioristico si può capire quando finisce,
l'autore stesso, si rende conto che c'è un buon discorso di calcio, si è confuso. E di solito si conclude sempre se si scopre qualcosa. Io credo questo. Se non si scopre niente, vuol dire che il viaggio è stato un viaggio vuoto. Si è ritornati al punto di partenza, come uno che sbaglia strada, pensa di andare in un punto e poi ritorna al punto di partenza. Quindi se non si è scoperti niente, se il viaggio non ti ha fatto scoprire nulla, il viaggio della scrittura, la scrittura non è degna di essere diffusa, pubblicata, ma non dal punto di vista contenutistico, cioè l'autore stesso che si rende conto che non ha senso pubblicare qualcosa che non ha portato a scoprire nulla. Anche un viaggio di conoscenza di se stessa, bisogno di contemplarsi, di scavare, è come non volerlo estetizzare, è come se fosse un viaggio all'interno, cioè scoprire se stesso e forse cacciare fuori quello che può farti male, quello che ti provoca dolore in alcuni casi, in altri casi un piacere di alcuni cuori, sì, bisogno sì. Di rivivere. Io ho usato l'immagine di viaggio come un fantasma per portare una comunità, sì, ha un potere catarsi, sono delle pagine sullo interiore veramente soffre, quelle mi hanno aiutato molto a andare a fondo la mia stessa sofferenza. Andando a fondo poi a un certo punto ho visto un pallume di luce e mi ha permesso di uscire. E quando sono uscito ho continuato il mio viaggio. Proprio vissuto, proprio esperienza, proprio sensazione. Se uno scrittore non vive, che cosa fa a scrivere? Deve vivere. Dolore, piacere. Sia esternamente sia internamente, sì. Come a me piace, io sono stato giornalista per tanti anni, ancora adesso lo sono, ma per tanti motivi ho lasciato il giornalismo da marciapiede di battaglia, no? E ho anche un blog, due blog. E a un certo punto mi è capitato di riflettere sulla scrittura. Io nel blog ho inserito questa mia. Che scrive di mezza volta. E a questo punto Marco Marquez mi dà lui per leggermi e dice: senti, vedi che è un bel tempo, se uno legge dicendo come si vivesse sempre vive. Secondo me lo scrittore ha questa donna di vivere due volte la stessa vita e quindi di rivederla sotto altri, un'altra luce, probabilmente la luce della ricerca della verità, questa parola un po' cacofonica, che dovrebbe indicare il fatto che noi cercando di scoprire noi stessi, cerchiamo di facciamo in modo che noi il nostro essere raggiunga il nostro essere, cioè con un significato. Il significato è proprio nella ricerca in se stessa, perché nella ricerca il significato stesso si svela nella sua semplicità. Per cui non può essere, la verità non può essere codificata nelle leggi, oppure nelle teorie istituzionalizzate, nelle teorie sociologiche, nelle teorie psicologiche. Queste sono solo dei gradini, le teorie sono dei gradini, una scala, che ciascun uomo deve riuscire a vivere.
vivere, se vuole conoscere. Se vuole vivere, non sopravvivere. Quando si parte. Allora, io volevo aggiungere soltanto una cosa sul ragionamento che facevamo prima, no? Quindi cosa spinge uno scrittore a scrivere? Allora, io come editore non sono uno scrittore, non ho mai scritto un libro, però sono un editor. Il lavoro dell'editor non è solo quello di correggere le bozze, cioè l'editor è quello che li aggiusta anche un po' i libri, no? Perché arrivano e quindi si corregge il tiro, eccetera, eccetera. Io ho notato che si scrive per mille ragioni diverse. Spesso si scrive per se stessi, molto spesso si scrive per curare se stessi, perché proprio lo scrivere è terapeutico. Poi non sempre negli scritti si riesce a veicolare quel messaggio, ragionamente facevo prima, no? Cioè un libro deve avere un senso, deve avere un messaggio, deve avere uno scopo. Lo scopo, giusto o sbagliato che sia, completo, incompleto, parziale, completissimo, però devo portare questo messaggio a qualcuno. Alcune volte è divertente, perché io, senza commettere reato penalmente rilevante o punibile, ho commesso un omicidio. Rari, naturalmente, no? E vi racconto una cosa, proprio una cosa piccolina da casa editrice. Quindi arriva questo romanzo, la storia c'è, monta, diventa interessante, eccetera eccetera, poi alla fine si perde, c'è il finale dell'utente. E allora io ho preso e faccio l'editor, faccio una proposta, in questo caso ad un autore, gli dico: guarda, ti cambio il finale perché è veramente debole, cioè proprio non si può sentire, rovini tutto. E ho deciso di farlo morire. Poi non l'ho ucciso direttamente per motivo violento, l'ho fatto morire di Covid. E mi sono divertito tantissimo, voglio dire, no? Solo che come ha reagito l'autore? Scandalizzato, con una telefonata, arrabbiato. Marco, me lo hai ammazzato! E c'è, sì, dovevo morire. Sì, queste sono delle piccole cose che voglio dire di casa editrice, ma poi è l'ultima che vi racconto, poi stai cominciando a piovere, quindi se dobbiamo chiudere. L'ultima che vi racconto è che, cioè, arrivano i manoscritti, no? Pure se oggi, voglio dire, io sono rimasta alla cosa del manoscritto, ma figurati, ma oggi non arrivano nemmeno via mail, arrivano via WhatsApp i testi da correggere, da visionare. Anche qui la storia c'è e ad un certo punto si sposta negli Stati Uniti, mi sta bene. Quello che io non capisco, se una storia dall'Italia si sposta negli Stati Uniti, si sposta a New York, la dico io, che è talmente grande, Philadelphia, Chicago, c'è, cioè giusto per New York, va bene, passi New York. Poi si movimenta questa storia, il protagonista del libro fa una corsa, si nasconde dietro un angolo, sbuca la testa così e scrive, e dall'angolo opposto spunta una macchina dei carabinieri. Addio. Questo, anche se lo storia c'è, lo chiudo subito e ho scritto in email: mi dispiace, il testo non è maturo per essere pubblicato, grazie, arrivederci, per averci scritto fosse solo a me. Ecco, io passo la parola ad Enzo, così magari chiudiamo. Grazie. Ok, grazie. Allora, il messaggio finale è: leggiamo e scriviamo. Perché se leggiamo e scriviamo, ci curiamo due volte. Scriviamo due volte. Grazie.